per tanto tempo da bambino. Non mi sono reso conto di nulla. Capitava di notte. Mi sembrava una cosa normale. E questa è stata la cosa più difficile da vincere in terapia. L'idea della mia mansuetudine. Mi sembrava una cosa normale. Di giorno mi mandava a comprare le sigarette. Parlava con le maestre. Non mi toccava mai. È per questo che non riesco a toccare i miei figli. Non riesco ad abbracciarli. Scusami. No, non dire scusami. Non c'è niente di cui ti devi scusare. Succedeva di notte. Io sentivo i suoi passi in corridoio. Allora, mettevo la testa sotto il cuscino. Speravo ci ripensasse. Invece, Daniele, vieni, vieni qui, con una voce supplichevole, come quella di un bambino lamentoso. Io non piango per me. Ma per quel bambino ne fa una pena. Cosa? Mamma. Era in cucina. Correggeva i compiti. Un giorno lui si è chinato sul tuo lettino per accarezzarti. Lo ha fatto in modo da padre. Ma io ho capito che l'avrebbe fatto anche con te. Qualche sera dopo, quando ho aperto la porta della mia camera, gli ho lanciato addosso il portaceniere di marmo che avevo nascosto sotto il letto. Gli ho fatto uscire il sangue dalla testa. Gli ho detto che lo avrei ammazzato. Lui diceva va bene, va bene. L'ho odiato come mai prima. Poi è venuto.